town where the start of me. I wander out where you can't see. It's a mission awaiting me. I felt the airlines all beneath me. Feel down the ground that's down on me. I wander out where you can't see. It's a mission awaiting me. Get your fucking hands in the fucking air. I'm in a mountain, they let it fall on distance. Everything is deep, black for me. And as a man, come near with these freedom. The thing that the way I feel to me. Can you drop my shit? I get it. Tell me your mouth is very wrong. I tell you my life, but I feel like this. Need a dream or I'm from a bed. Wow, wow, amici sportivi del grande wrestling! Modale Filoni vi dà il benvenuto alla 16ª puntata targata WLF Uncoming! Qui iniziamo la stragrande, iniziamo con il match! Non per il titolo di coppia, ma il match comunque che vedrà i Megastars se non vado ad affrontare il Doom, Doom che si è già esibito in quelli di Civilization ieri sera, oggi qui alla Kansas City. Pronti per un match molto molto interessante. Megastars che sono entrati in condizione a mio verbale con la New Foundation formata da Isma, Nasa e da Andrew Sears. Vedremo se questi due si faranno vedere quest'oggi. Hanno dopo un match mi sembra contro Franco e Meriwiki, guarda, quelli da New Foundation. Ora però attendiamo soltanto con grande impazienza l'ingresso dei campioni di coppia WLF, il Doom. Eccoli qui, quelli del Doom. Insomma, oggi è una bella puntata qui in WLF, 4 match molto interessanti, da qui Mr. P contro Mexico Duels NCW. Quindi sicuramente è una bella card. Inoltre finalmente Jack Adams potrà mettere le mani addosso a Stewart Farrell, principe d'Inghilterra, per un match 1-1, uno contro l'altro, uno contro uno. Inoltre nel main event, proprio dopo il match di coppia tra la New Foundation e Will Theobald e Franco Palmieri, avremo uno Steven che rivolgerà la parola al pubblico WLF, probabilmente ringraziandolo per questo caldo benvenuto. Insomma, da quando è arrivato Steven non ha mai perso un match, quindi sicuramente vorrà ringraziare tutti i fan che lo hanno accolto molto molto bene. Passiamo però al primo match della serata. Subito Morton dice: io me ne sto qui, anzi esco fuori dal ring, tu venga, fai quello che ti pare. Insomma, McMorton deve stare molto attento. Subito attenzione, intanto qui una suplex di McMorton, membro dei Megastars, che poi esulta. Ma attenzione a Ben, Ben infatti lo va a prendere, lo va a colpire con questo calcio frontale, un big boot molto importante. Poi ancora una serie di pugni. Se lo carica per backbreaker a pendolo, a pendulum backbreaker. Poi i due sono sul ring. Attenzione, oh! Rocky con di becca di McMorton. Si esibisce anche dalle corde, anzi no. Ci ripensa, poi va dal tag a KGD. KGD che prova a caricarsi il suo avversario, niente da fare, Ben è troppo più pesante, possente, esperto rispetto a KGD e a McMorton. Intanto bella questa ginocchiata da parte del lottatore che oggi si è fatto tatuare un tatto molto strano, un tatuaggio molto strano sulla faccia, mentre qui body slam da parte di Venna. Sarà una puntata che non durerà tantissimo, forse meno di un'ora, ma sarà comunque, avrà un gran finale, meno così ci hanno promesso lì dalla dirigenza di Kansas City. Quindi sarà una puntata da seguire attentamente. La Rumble è passata, quindi
insomma, coloro che della WF che hanno partecipato hanno fatto una buona figura alla fine, però insomma hanno partecipato anche debuttanti, no, come Sears e come Steven. Steven ha perso un match, ma non era WF, era una Royal Rumble, non era un match 1-on-1, quindi il match 1-on-1 in WF ancora non ha mai perso. Mentre oggi, insomma, neanche i campioni di coppia, il Doom, vogliono perdere. Che GD va a buttare però Dante contro l'Epro Ringa, buona questa idea di metterla sul serizzoso, sulla cattiveria. E ancora, che fa qui di KGD? Buona questo backbreaker. Ultimamente forse è meglio KGD rispetto a McMorton, che insomma dopo la brutta sconfitta contro Mr. P ha capito forse che il suo tempo potrebbe essere finito. Intanto McMorton prova una mossa, ma Dante con una handrag lo butta al suolo, lo getta al suolo con grande cattiveria. Il match pende sempre dalla parte del Doom. C'è Megastars, dentro intanto eseguono qualche buona manovra, ma non è nulla di molto costante, non è nulla di costante. E Dante invece ne approfitta molto molto bene, devo dire, con Venn che lo applaude. Il Doom, nonostante Dante non sia l'età originario del Doom 1.0, so che era Bernie, no? I due comunque non hanno mai avuto troppo problemi di consistenza, anzi i primi che hanno puntato su Dante come l'uomo debole, come l'anello lo weak link della situazione del Doom, erano stati quelli della Cross Orders, Vendru e Dogger, che però poi hanno fallito l'assalto a titolo di coppia proprio in quella di TLC. Mentre attenzione a cui fa Cudero, forse sì, bellissima questa manovra di McMorton, incredibile. C'è lo schienamento qui, uno, ma solo uno. Dante c'è, d'altronde non ha subito nulla se non questa mossa. McMorton ne vuole approfittare, un colpo d'avambraccio, poi fa dare il tag a KGD. KGD che attende il suo rivale che si rialzi per la lancia. Attenzione KGD, off Nelson suplex, molto molto bene il ragazzo di colore, che poi tenta un suplex, niente da fare. Dante non è lì a curare le biciclette. Mi segue un bel Russian sweep, poi di nuovo tag. Il match prosegue, ma un match dove il Doom non può ovviamente perdere. Entra McMorton, che GD ha detto va bene, entra anche te McMorton. Domina il color viola adesso. Venn però qui lo va a prendere, se lo carica, forse pronto, sì, per una bella schiacciata accompagnata. Chiaro che insomma da una parte secondo me c'è il timore, no, del Megastars, dall'altra parte c'è la caparbietà di Venn. Mamma mia ragazzi, la Nelson Slam, quel match penso sia chiuso. Una botta tremenda alla nuca di McMorton. 1, 2 e 3, no, McMorton si salva, ma che rischio per il ballerino della WWF. McMorton che ora si rialza lentamente, preferisce darsi la fuga, attenzione, e poi qui riesce un'altra scissor, sì ce l'ha fatta. Buona questa mossa di McMorton, che qui esulta, ma deve stare attento a un possibile ritorno di Venna. E infatti invece di ballare, qui Venna ne approfitta, lo mette all'angolo e siamo pronti per la DD, per la Doom Driver, la mossa con la quale hanno vinto contro gli Awesome Ones, in quel caso il titolo di coppia in palio, in quel caso era Venna a seguire il Thompson. Mamma mia, Doom Driver a segno, la DD del Doom va a connettere per l'1, il 2 e il 3 vincente. Grande affermazione per il Doom, ancora una volta anche in casa WLF riescono a dimostrarsi superiori a tutto e a tutti. Però attenzione, perché nel prossimo episodio di Civilization probabilmente potremo conoscere anche i primi sfidanti a Fastlane, anche perché mi sembra che a WLF Movement già possiamo avere i primi sfidanti, ovvero quindi della del mio Kingdom, ovvero Ray Mafia Hildeburg.
qui stiamo vedendo i momenti salienti, la finanza slam di Van e poi la June Driver, Thompson Pile Driver con praticamente accompagnato da questo colpo devastante, un doppio diciamo Thompson Pile Driver, una botta tremenda quella rimediata da McMorton, e dunque il Doom trionfa. Grande affermazione di Ben e di Dante. Niente da dire. Sono davvero dei campioni assoluti questi due, Ben e Dante. Ma ora penso che siamo pronti per il prossimo match. Intanto qui, ecco qui infatti Ray Murphy e il Burger applaudono ironicamente la loro vittoria. Perché probabilmente a WLF Main Event potremo avere anche un match video di coppia. Anche se ci sarà appena ripreso anche a Fastlane, verranno difesi i titoli di coppia. Ora gustiamoci il promo di Fastlane. What kind of twisted experiment am I involved in? Cause I don't belong in this world. That's why I'm scoffing at authority, defiant often, flying off with the handle at my mom. No dad, so I am non-compliant at home. At school, I'm just shying awkward, and I don't need no goddamn psychologist trying to diagnose why I have all these underlying problems, thinking he can try and solve them. I'm outside chalking up drawings on the sidewalk, and in the front drive talking to myself. Either that or inside hiding off in the corner somewhere quiet, trying not to be noticed cause I'm crying and sobbing. I had a bad day at school so I ain't talking. Some cocksucker shoved me into a fucking lockup cause he said that I eyeballed him. Torniamo con le immagini per il match che vedrà Jack Adams affrontare finalmente Stewart Farrell. La faida che ha visto Ben Sepp Superstars connesse tra di loro. Sicuramente il lottatore, come diceva il suo soprannome, è molto pericoloso. Farrell lo sa, oggi deve vivere qui con una consapevole di quello che andrà a quello, insomma, quello che andrà incontro, perché Adams oggi vuole vincere, vuole terminare questa faida tra i due. Eccolo qui Farrell, pronto? Protezione, che fa? No, ma dai, ma come? Manda qualcuno? No, manda Hildeburg, ma no, ma dai, praticamente manda Hildeburg a combattere, ma non ci credo, ma non ci credo. Il match inizia con Hildeburg che preferisce darsi la fuga. Mamma mia ragazzi, no vabbè, guarda, così non va bene, così non va bene. Hildeburg, mamma mia, lo va a prendere in consegna, poi un colpo basso alla zona addominale. E insomma, questa cosa non va bene. Cioè Farrell praticamente non è neanche lì a far da manager. Proprio se n'è andato, dice, tu non sei al mio livello quasi. Però penso che questo sia un match che debba farsi. Non so se a WLF Main Event prima, ma a questo punto si deve fare. A questo punto penso più a WLF Main Event che tra qui. Adams ovviamente non si aspettava una leda non proprio diverso, però comunque sia ultimamente forse anche in miglior condizione rispetto a Hildeburg. Qui gli mette le dita negli occhi, Adams è irriconoscibile fino adesso. Ma finalmente lo va a prendere, un toe kick e una bella denti frontale. Però insomma non se l'aspettava, e quindi questo potrebbe essere un bel tallone d'Achille per Jack Adams, il fatto di trovarsi di fronte a una leda che non si aspettava, perché lui si aspettava Farrell. E forse è rimasto molto deluso, ecco perché non ha entrato bene nel match, anche se prima poco fa è riuscito in una bella DT, ora swing neckbreaker. Però attento, perché Adams non conosce bene le tecniche di Hildeburg, che ne ha implementate alcune recentemente molto molto interessanti, quindi deve stare attento. Ma sta di fatto che Adams ancora una volta dimostra, scusate, Farrell dimostra di essere il più furbo di tutti e si sottrae al combattimento. Intanto serie di sganassoni di Jack Adams, che comunque si è un po' ripreso dall'inizio. Un po' confuso l'inglese contro lo scozzese in questo match. L'altro inglese, ovviamente, il derby d'Inghilterra non si farà quindi questa sera. A questo punto penso che il 19 febbraio potremmo anche vederlo, anche se manca ancora poco meno di un mese. Jack Adams qui butta all'esterno lo scozzese,
Nildebrook che ha battuto però Dante recentemente, quindi è qui carico a mille. Cioè Krams deve stare molto molto attento, qui lo fa cozzare contro lo spigolo del ring, però Hildeburg è già in piedi, è un matatore, un rizzaiolo chiaramente. Hildeburg è abituato a queste situazioni. Qua in cassa Adams, questa bella atomic drop, poi ancora serie di colpi. Hildeburg preferisce tornare nel ring mentre Adams mi sembra un po' stordito, non si aspettava questa cattiveria di Hildeburg. Dimostra davvero, attenzione, no, incredibile, dai negli occhi, e qui Hildeburg ne può approfittare, è il momento forse per chiudere il match ragazzi, ma Jack Ramsden glielo proibisce, allora lo va a prendere, niente da fare, colpa al costato devastante, e qui il Scott, lo Scottish uppercut, incredibile, lo può chiudere, 1, 2 e tu si è salvato per rotto della cuffia Jack Adams, ma ridotto ai minimi termini in inglese, ha bisogno di qualcuno, ha bisogno di un sostegno, di un errore fatale come questo, sprembola uppercut, 1, 2, niente da fare, niente da fare, ma non sprembola uppercut ma super British uppercut da parte di Jack Adams, che poi prende per il collo del suo avversario, dove lo lancia. Oh mio Dio, Jack, cosa vuoi fare? Lo butta fuori con un bel braccio teso e poi no, non ci credo. Prende le misure e va a segno, connette. Mamma mia, come Superman da Jack Adams quest'oggi. Poesia in movimento davvero, niente da dire. Però insomma, sta dimostrando che sta perdendo un po' sono dello smalto del vero Jack Adams, eh? Questo è un Jack Adams che vuole far divertire il pubblico, però deve dimostrare di poter battere Hildeburg, perché se non batte Hildeburg non so come possa fare contro il suo leader, contro il leader dell'United Kingdom, ovvero Stewart Farrell, eh? Ripeto, anche se al momento Hildeburg forse è più in forma, però Farrell resta il leader, e se Jack Adams è il leader dell'altro team praticamente dovesse perdere contro uno dei soldati del team opposto, insomma non andrebbe bene poi per avere un match contro Farrell. Hildeburg intanto ancora violentissimo, e attenzione, non ci credo, perché dopo la testata forse anche mezza illegale, Jack Adams è stordito e Hildeburg ne approfitta, no, con la sua Scottish driver, incredibile, e va a segno, no dai, incredibile, è finita, è finita, 1, 2 e 3, Hildeburg trionfa e si porta a casa un match davvero molto molto intenso, davvero molto importante per lui. Ma Adams non se l'aspettava, possiamo dargli questo alibi, insomma non questa giustificazione, non se l'aspettava. Però insomma, uno come Jack Adams non può permettersi su noi queste sconfitte, magari contro Farrell va bene, ma questa poi peraltro è la prima sconfitta di Adams nel ring di WLF Uncoming, era venuta la primissima in WLF all'evento speciale di Will of Karma contro Leonard per il titolo Television, questa è la prima invece nelle puntate settimanali, davvero una puntata quindi che verrà ricordata almeno da Hildeburg e da Adams. Farrell sarà felicissimo di questo trionfo del suo amichetto, così come siamo felici noi di vedervi sempre molto appassionati, ma vi ricordiamo che questi sono atleti professionisti che si allenano costantemente per vedere le mosse che vedono loro eseguite in TV, quindi ragazzi non fatelo né a casa né a scuola né da nessun'altra parte, perché questi sono atleti professionisti e nonostante tutto si fanno ancora male, quindi ragazzi don't try anywhere. Beh, finalmente ci siamo, match valevole per il titolo Television che vede MCW scontrarsi proprio contro il detentore attuale, Mr. P, il tornado della New Evolution. New Evolution in quella di WF Main Event il 19 febbraio affronterà la Old Evolution,
quindi Sean Philly Edward e Remo contro la New Evolution di Kratos, Mr. P e Martin Johnson. Questo è l'ingresso di NCW. Sicuramente MCW, per MCW è una bella sfida, ma Mr. P potrebbe anche sfruttare le interferenze dei suoi alleati come Martin Johnson, che è quello che lo segue di più. Insomma, MCW invece è solo, Slego non è qui in WF al momento, per MCW però è una bella occasione, sarò portato in WF almeno penso per questa sera dopo la sconfitta degli Awesome Ones in quella di Civilization, però di fronte a un avversario che insomma da quando è nella New Evolution, a parte contro Remo, non ha mai perso, un avversario comunque in grande condizione, quindi WF davvero spadroneggia, così come Kratos, la New Evolution veramente sta spadroneggiando. Ma la settimana scorsa Martin Johnson, quindi due giorni della Rumble, ha sconfitto addirittura Edward nel match 1-on-1. È vero, ci sono state numerose interferenze, però lo ha sconfitto ed è quello che rimane negli archivi. Questo invece è l'ingresso della Television Champion, ovvero la bestia, il tornado per eccellenza, Mr. P. Ed attenzione perché c'è anche Martin Johnson. Questa non ci voleva per MCW. Perché MCW è un lottatore molto tecnico, potrebbe avere a dare molti fastidi a Mr. P, che è un altro tecnico, ma che ultimamente sfrutta più la sua dote fisica, la sua potenza fisica, che la sua dote, la sua bravura tecnica. E Martin Johnson lì ha un ottimo stratega, lo sappiamo. Un ottimo punto a favore per il campione Television. Beh ragazzi, le presentazioni stile giapponese sono state appena terminate. Ora penso che siamo pronti per il match che vedrà il titolo Television in palio. Mr. P lo difende dall'assalto del canadese Matthew Codwalls. Si può cominciare ragazzi? Match molto molto secondo me sentito tra i fan della WLF, perché insomma Mr. P sta dominando, vogliono capire se anche MCW sarà una delle sue prossime vittime. Io penso proprio di sì, ma anche per la presenza di Martin Johnson, così un bel sweep, bravo Martin Johnson, scusate, bravo Mr. P, e poi MCW mi sbarra la bocca, perché qui insomma ragazzi la tecnica di Mr. P contro la tecnica di NCW, questo sarà un match molto molto intenso secondo me. Airship di NCW comitata sul campione Television, che inizierà un po' così così, forse la presenza di Martin Johnson lo fa sentire troppo al sicuro, però insomma NCW potrebbe benissimo schienarlo senza alcune interferenze di Martin al momento giusto, quindi stare attento. La gigante tornado della New Evolution, che incassa questo back suplex molto molto bene NCW. Sta qui, deve reagire molto, lo deve fare con questo sgambetto in precedenza, ma niente da fare, NCW di nuovo si libera. E poi Northlight suplex, il suplex delle stelle del nord, delle stelle del nord, tecnicamente eccelso NCW, è uno che arrivò in WWF nel 2017, divenne campione statunitense, campione degli Stati Uniti d'America dopo poche settimane. Poi mi sembra perse il titolo contro Anthony Guerrero, no? Il famoso Anthony Guerrero, all'interno di una famosa gabbia d'acciaio.
però sicuramente fu uno che diede il filo della torcia a tutti. Poi insomma fece parte della, dei Rioters insieme a Alexander, insieme a Slagon e a Manuel Drago. Diciamo che quello è proprio l'MCW che mi è piaciuto di più sinceramente, no? Quello che ha vinto il titolo Stati Uniti, quello che ha vinto poi anche il titolo di coppia con Slagon. Però poi si è un po' perso sinceramente negli ultimi due anni, così non ha fatto poi molto. Veramente poi sono, mi sono passati davanti anche dei giovani delle belle speranze e ha perso un po' secondo me i vari treni che li sono susseguiti poi davanti, eh? Non è che ne è passato solo uno per lui. La dirigenza tuttavia l'ha tenuto qui, diciamo che poi ha perso un, praticamente un anno e mezzo con la sua faida contro Triple H, contro l'allora General Manager, ricorderete, un anno e mezzo, quasi due. Quindi insomma secondo me poi il fatto di intraprendere queste faide di certo non porta il lottatore a buoni sono livelli. Sì, da un punto di vista caratteriale va bene, però poi hai perso un anno e mezzo per fare una faida, per arrivare a un match a WrestleMania. NCW qui evita il colpo Mr. P. I fan vogliono un cambio di titolo, anche se NCW diciamo non è uno dei più tifati, però di certo non vogliono più vedere Mr. P come campione. Ma io penso che insomma dopo l'inizio un po' promettente di NCW, insomma il canadese sta un po' barcollando in, questo, in questa fase del match, e mi sembra che Mr. P abbia preso le redini del match, le stia sbalottando una parte dell'altra MCW, il quale viene messo a mo' di pipistrello lì all'angolo del ring. Poi una serie di una foot shock, un strangolamento con il piede. Mr. P insomma sta dominando e gli sta dicendo anche delle cose abbastanza poco ripetibili, insomma abbastanza importanti. Però attenzione, le scivole alle spalle, finalmente MCW mette a segno una bella DDT. E finalmente questa è l'MCW che conosciamo. Poi rialza Mr. P, che mi sembra ancora assordito dalla DDT precedente. Tentativo di suplex, ma Mr. P con una forza e con una plasticità assurda riesce a evitare tutto. Un grande difesa di Mr. P. Attenzione, NCW qui, niente da fare, le spalle, di nuovo, sì, back suplex del canadese, che può mettere a segno anche un'altra delle sue manovre tipiche. Niente da fare con la GTS, Mr. P lo blocca e poi un pugno quasi chiuso alla zona frontale. È fatto andatamente male, ragazzi, ve lo posso assicurare, un colpo del genere. Match dura 4-5 minuti, match molto interessante. Mr. P lo vuole sollevare, ma NCW ha grande tecnica difensiva. Mr. P più offensiva la tecnica, mentre NCW più una tecnica difensiva, lo stiamo vedendo in queste circostanze. Infatti Mr. P qui però c'è stata l'interferenza in presenza di Martin Johnson, che ha distratto notevolmente NCW. Qua Mr. P può tentare di chiudere, però lo sta guardando, forse lo vuole risparmiare almeno in questa circostanza. Lo gira, attenzione, forse è pronto per un altro suplex. E sarà il terzo o quarto suplex di Mr. P. Non li ho contati quest'oggi, ma sta di fatto che Mr. P quando in grana è davvero devastante. Ancora il lottatore biondo, che attenzione, in grana, sì, Suplex City, ragazzi. Siamo al secondo, mantiene il rolling, mantiene la presa per il terzo German Suplex. Incredibile prova di potenza di Mr. P, che prova lo schieramento. 1, 2, niente da fare. Come da previsione c'è il kick out, è troppo presto. Sembrerebbe dire attenzione alla comunità devastante qui di Mr. P, che poi se lo carica e lo lascia cadere lì. Mamma mia, devastante sulla terza corda come il bucato. Attenzione Mr. P qua, forse pronto, tornato forza 5, ce l'ha, no, NCW scivola e c'è una Implant DDT, una Jason Cushion quasi di NCW. Poi si è movimento, grande alchimista del ring MCW, ce lo sta dimostrando ancora una volta, sta dimostrando davvero di essere un atleta preparatissimo. Complimenti comunque a NCW. Qui ancora Martin Johnson. Allora attenzione, German Suplex con Belly to Back con rilascio.
salutando bene NCW, ma Mr. P è sempre una difesa in più, sembra essere sempre un passo più avanti rispetto al suo avversario. 1, 2, niente da fare. CW grande resistenza fino adesso, però se dovessi incassare una tornado forza 5 non ci sarà trippa per gatti, il match verrà chiuso. CW è venuto molto stanco, deve provare una chiusura immediata. Ha già evitato una volta a tornare a forza 5, non so se la seconda volta gli andrà di nuovo bene, che più passa il tempo e più lo vedo stanco. Però anche insomma il fatto che Mr. P non riesca a schienare come vorrebbe potrebbe confondere il campione, che viene preso in consegna una powerbomb. Sì! Che chi di powerbomb perisce, ferisce di powerbomb perisce. Ma attenzione, ma c'è ancora, no dai, non è possibile, c'è ancora MCW, scusate, c'è ancora Martin Johnson e c'è ancora la di nuovo Suplex City, anzi no, soltanto German Suplex, saremo all'ottavo, il nono. E attenzione, ecco la powerbomb adesso li la segue Mr. P, ma non una, non una, non due, non due, ma ben tre power bomb, ben tre bombe di potenza che sono state lanciate, scagliate, innescate per affondare MCW. MCW qui però perde un attimo, l'arbitro viene messo, viene coinvolto. Mr. P se ne frega, però lo vuol fare, forse lo vuole mettere sulla terza corda, no, un colpo gli all'anca di nuovo. Poi attenzione, oh, sulla terza corda, poi un colpo alla colonna vertebrale, che vuol fare, oh mio Dio, Sobarro German Suplex. Qui Mr. P ha chiuso il match, qua Mr. P è chiuso, che vuol fare il tappoletto dalla seconda corda. Mr. P un false drop assurdo, un elbow drop anzi, e qui lo può chiudere, qui no, lo vuole sottomettere. Qua però commette un grave errore, qua commette un gravissimo errore. Infatti Martin Johnson non ha capito questo atteggiamento del suo compagno di Mr. P, che ha tutto insomma adesso da perdere. NCW invece prova a rialzarsi, attenzione, va a prendere, oh mio Dio, un suplex in arrivo, un suplex, un brainbuster in arrivo, attenzione, no! E per fortuna Mr. P, per sua fortuna, se ne libera. Mr. P che però vuole continuare a fare del male al suo avversario. Il match può terminare secondo me entro 2-3 minuti, terminerà. Mr. P, attenzione, NCW molto bravo, sì! Nortel Suplex mentre Martin Johnson voleva distrarlo ancora, ma non c'è riuscito in questa circostanza. Sì, però l'arbitro deve anche ordinare a Martin Johnson di non interferire più, altrimenti ci sarà l'espulsione dal bordo ring, invece cosa che fino adesso non è avvenuta. L'arbitro è troppo di manica larga. Attenzione Mr. P, può sfruttare il momento. Dai, dai, però così non va bene, no, no, no. Assolutamente, è la quarta volta che Martin Johnson interviene, dai. Qua c'è il tornado forza 5, qua c'è il tornado forza 5 che va a chiudere il match. No, attenzione, prima una collisione tra i due. Grande difesa di MCW, grande difesa di MCW. Ah, che però non può difendersi da una serie di bracci tesi. E quindi al comeback di Mr. P. Poi una ancata lì e una crossbody, una sorta quasi di spiara alla remo. Mr. P qua ne può approfittare. Un altro Suplex City, mamma mia ragazzi, ne avrei seguiti 12-13 di Suplex Power MCW. D'altronde ormai lo conosciamo Mr. P. Suplex City le segue anche David Johnson nel roster di Civilization, ma ne segue molti di meno rispetto a questa atleta. 1, 2 e dunque 3, incredibile kick out del canadese che si salva. Il pubblico insomma vorrebbe un MCW un po' più reattivo, però lo vedo molto molto stanco. Attenzione, è il momento, non ci credo. Brainbuster è seguito alla perfezione ed ora sì che può chiuderlo, ora sì che può chiuderlo. Ma ci mette troppo, ci mette troppo. E infatti ancora, no dai, è il momento della GTS. No dai, questa è la quinta interferenza ragazzi, importante. Qua però l'arbitro ancora, dai, di manica troppo larga. Mr. P qua lo va a affondare con un altro suplex, un altro back suplex. Ed ora, ragazzi,
siamo ai titoli di coda, siamo al Tornado, penso forza 5, vediamo. Sì, stavolta sì, c'è. Connessa alla perfezione, Tornado forza 5, che porta il match in game over. C'è lo schienamento. 1, 2 e 3. Mr. P, grazie alle 4-5 interferenze di Martin Johnson. Non so quanto gli servivano poi queste interferenze a Mr. P, vabbè. Comunque, se di fatto che trionfa, difende il suo titolo Television. E mi sembra vero Mr. P in grande, grande condizione, eh. Questo è Mr. P che secondo me arriverà con il titolo il 19 febbraio a WLF Element, anche se non penso a difendere, perché sì, magari è una settimana senza difenderlo, ma dovrà lottare nell'evento speciale di febbraio della WLF, che è 3 contro 3, quindi già avrebbe un match in programma. Ragazzi, con queste immagini torniamo tra poco per la seconda parte, per la seconda e ultima parte della roster di questa puntata del roster WF, del roster verde, della WWF. A tra poco, amici. Somebody has figured that out. When you see that, you have no choice but to respond.